Allora, il forno che adesso è inquadrato è un forno, si chiama Cartorana, perché è composto da esclusivamente cartone, lana di pecora sarda, feltro di lana e vetro, tutto incollato con la farina. Abbiamo il vantaggio che questo tipo di forno funziona molto bene sia in inverno e con giornate molto ventose. Possiamo vedere che all'interno ci stanno tranquillamente due capienti pentole. Oggi stiamo preparando in questo picnic solare dei gnocchi di patata con sugo di pomodoro e pecorino, e nell'altra pentola più alta abbiamo dei ravioli di ricotta e spinaci, sempre con il pecorino e il sugo. In questo momento siamo a metà cottura, il forno è intorno agli 80 gradi, ma nel preriscaldamento siamo arrivati a 140, poi inserendo le pentole logicamente con i pasti freddi dal frigorifero è sceso tantissimo, adesso troviamo un punto di equilibrio. Da più avanti abbiamo un altro tipo di forno che è il cartolana, è il legnolana, scusate. E legnolana, questo tipo di forno, come potete vedere, adesso dobbiamo rimetterlo al sole perché dobbiamo ogni tanto seguire anche i movimenti del sole. Ci abbiamo dentro del tacchino, è un petto di tacchino con del rosmarino, e questo siamo già a 3/4 di cottura. Come vedete, il tacchino è bianco, ha già preso quel colorito della cottura, non so se si vede poi dal... Il forno è intorno ai 100 gradi, gli specchi servono per aiutare a compensare, a aumentare il raggiamento interno. Abbiamo una piccola teglia annerita per aiutare a trattenere il calore. I vetri sono incollati, il feltro è incollato con il vetro sempre dalla farina per la guarnizione, non si usano guarnizioni plastica per non rilasciare odori. E poi abbiamo costruito. Oggi abbiamo, sì, questa è sempre lana di pecora, che mantiene e fa fare gioco con delle cerniere lo specchio. Poi abbiamo costruito con due scatole di scarpe e i nostri bambini, e stiamo cucinando delle bellissime uova. Sono due scatole di carta con la colla di farina dove poi abbiamo incollato la nostra carta stagnola o foglio d'alluminio. Qui abbiamo lo stesso delle uova, abbiamo un panino che sta scongelando, che era in freezer, abbiamo un pezzo di salsiccia, fai vedere il pezzo di salsiccia che si sta cuocendo lo stesso, e poi abbiamo il pezzo forte che è la parabola solare. Questa è in vendita, bisogna comprarla perché da costruire è molto complicata, però riusciamo a cucinare della roba molto più velocemente. E questo è il fornello solare. Qui a Monteclaro, ad agosto del 2012.